Ripetiamo adesso l'esercitazione sul controllo dell'uscita senza e con l'azione integrale. Il testo richiede di ritrazionare lo stato di questo sistema dinamico tempo discreto con n uguale a 2, assegnando anche gli autovalori desiderati, e poi di fare una valutazione numerica in cui c'è un riferimento e un gradino. Dopodiché la stessa cosa si richiede, diciamo, con lo stesso riferimento e lo stesso disturbo a gradino, chiedo scusa, di fare una ritrazione con azione integrale, assegnando anche in questo caso un valore per gli autovalori a ciclo chiuso, che ovviamente diventano 3 e ora vedremo subito perché. Ricordiamo un attimo le equazioni che dobbiamo implementare. Allora, il controllo dell'uscita tramite l'equazione dello stato, questo è il nostro schema blocchi, per cui noi dobbiamo individuare il guadagno K con R e il guadagno K con Y. Il guadagno K con R è quello della ritrazione dello stato che abbiamo già visto, e il guadagno K con Y invece è questo per il tempo discreto. In questo caso, quindi questo a destra, è diverso dal tempo discreto e dal tempo continuo. Quindi facciamo attenzione all'esercitazione di mettere correttamente la matrice identità, in questo caso di dimensioni 2, mentre il K con R o con la formula di Ackermann oppure con il comando place lo abbiamo già visto. Se vogliamo aggiungere un'azione integrale, lo schema blocchi cambia in questo modo e quello che dobbiamo osservare è che questa azione integrale va a alterare tutti gli autovalori, per cui noi non possiamo semplicemente dire va bene, io utilizzo il K con R che ho già progettato e aggiungo un K con I, ma in maniera euristica o per tentativi partendo da un K con I basso. No, dobbiamo rifare il progetto. In particolare, il nuovo progetto deve essere svolto su un sistema dinamico di dimensioni aumentate e con queste caratteristiche. Anche in questo caso la matrice dinamica su cui andare a fare il progetto è diversa dal tempo continuo e dal tempo discreto, quindi dobbiamo fare attenzione in quale dominio temporale ci troviamo. A questo punto trovo un guadagno e questo guadagno lo applico sullo stato esteso, quindi dal punto di vista dello schema blocchi io posso pensare di tornare qui e mettere questi valori, quindi il K con R sarà diverso rispetto al caso precedente. Oppure faccio una simulazione, vabbè, come quella che ho fatto io a riga di comando. Quindi, avendo rivisto le equazioni, adesso andiamo a lanciare il nostro codice. Allora, questo è il modello assegnato dal testo, verifico che sia raggiungibile, si può vedere, diciamo, a occhio nudo, però comunque lo verifico, sì, è raggiungibile. E a questo punto impongo il lambda desiderato, nel caso specifico 0,8 più o meno 0,2 J, e individuo applicando non la formula di Ackermann, ma in questo caso col comando place, questo è il guadagno, diciamo, che devo ottenere in ritrazione. Ora, per una mia comodità del codice, ho fatto tutti e due i progetti e poi faccio direttamente una sola simulazione. Il guadagno K con Y è dato da questa espressione e per cui ha questo valore. Allora, vediamo le dimensioni. K con Y è uno scalare, sì, la nostra uscita è scalare, il nostro ingresso è scalare, per cui è corretto che sia così. Per quanto riguarda la ritrazione dello stato, noi abbiamo un ingresso e due componenti dello stato, per cui la ritrazione dello stato è una matrice 1 per 2. Poi applichiamo direttamente l'azione integrale, per cui abbiamo la nuova matrice dinamica in cui il sottoblocco 2 per 2 in alto a sinistra è lo stesso di prima. Qui abbiamo delle componenti nulle. Qui abbiamo meno C e qui abbiamo 1, per cui ho la matrice identità. B2 ha uno 0 come ulteriore elemento e devo verificare che sia raggiungibile. È cambiato il modello.
Ok? Lo devo verificare e lo è. Abbiamo assegnato gli autovalori desiderati, diciamo, vabbè, dal punto di vista della leggibilità scadente, potrei migliorare, ma 0,8 più o meno 0,2J e 0,3. Quindi calcoliamo il K con 2 e posso osservare subito che il valore dei primi due componenti è diverso rispetto al K. Questo è il K con R, diciamo, del primo caso. Va bene, quindi non potevo assolutamente riutilizzarle per assegnare gli autovalori. Lanciamo le simulazioni. Quello che otteniamo è questo. Allora, in alto a destra ho il disturbo, l'ho applicato dopo 20 campioni e la linea verde qui è il mio riferimento e l'uscita. Per cui io che cosa posso osservare? Che il mio riferimento è costante, per cui è un gradino e l'uscita sta andando al regime, al valore desiderato. È chiaramente tutto basato sul modello, è tutto perfetto, per cui sta andando al valore esatto. Quando subentra il disturbo al campione 20, si allontana e diciamo, non c'è nessun tipo di reiezione del disturbo, per cui al regime ha un valore diverso a zero. Il disturbo è 5 per 10 a meno 3, nel testo è 1 per 10 a meno 2, la stessa cosa semplicemente perché semplicemente un valore diverso e questo è il mio ingresso in cui io vedo che alla fine diciamo, l'ingresso assume un valore vabbè, diverso da zero, però non è sufficiente per rettare il disturbo. Ora, che cosa giusto così una notazione dal punto di vista grafico. Poiché sono nel tempo discreto, io non devo fare un plot delle linee continue se non sono sicuro di quello che sto per vedere. Una possibilità è di utilizzare il comando stem, che però, diciamo, quando i campioni sono abbastanza fitti fra di loro, secondo me perde abbastanza di leggibilità. Io qui ho deciso di utilizzare un punto di dimensione, un punto marker size 14, per cui questi punti qui sono punti grandi e basta. E però sotto ho ridisegnato la curva utilizzando il comando plot normale con la line width pari a 1, cioè più sottile. In questo modo si ha la percezione, diciamo, del raccordo che ci aiuta a leggere la linea, però dobbiamo sapere si vedono che i valori sono solamente i campioni. Ok? Quindi questa è senz'azione integrale. Con l'azione integrale ottengo questa situazione. Ovviamente il disturbo è lo stesso nella mia simulazione, il riferimento è lo stesso. Cambia il fondo scala. Adesso la mia curva, la mia uscita nei primi 20 campioni fa esattamente la stessa cosa di prima, per cui numericamente la situazione è esattamente la stessa. Poi subentra il disturbo, ma viene, diciamo, compensato tramite l'azione integrale, per cui al regime io ho un errore nullo. E questo, diciamo, è quanto era richiesto dal testo.